Amici carissimi, salve a tutti e ben ritrovati. Oggi in questo nuovo video vi vengo a parlare di un utensile vecchio. Sì, avete capito benissimo. Vi voglio parlare della sega da banco marcata Evolution che ho acquistato circa un anno e mezzo fa e della quale, premetto, sono assolutamente soddisfatto. Vi voglio dire intanto come è nato questo acquisto e poi come si è sviluppato, cosa ho scoperto, di cosa mi sono reso conto man mano che utilizzavo un utensile che prima non avevo. E allora, in prima battuta, chiaramente uno cerca di implementare gli utensili che non possiede con altri di qualità o che comunque gli consentano di svolgere un arco di operazioni, di lavori che comunque prima non poteva fare. In prima battuta avevo pensato addirittura di adattare la classica sega circolare manuale a un piano d'appoggio e fare il classico trabiccolo, il classico accrocchio per tagliare in lunghezza. Poi mi sono detto se la sega circolare la destino a un piano, a una base fissa, poi diventerà comunque un fastidio ogni qualvolta ho la necessità di utilizzarla momentaneamente andando a smontare, fare eccetera, anche perché una volta che la blocchi, la destini a un piano fisso, tanto vale che lì la vai a lasciare. Ragione per cui dicevo o ne compro due e una la destino a macchina fissa o mi compro direttamente una macchina fissa. E mi sono guardato intorno come tutti quanti noi facciamo, chiaramente dalle entry level dell'Leroy Merlin o di qualsiasi altro brico center che là te lo fanno vedere montato eccetera, e mi pare che ho iniziato vedendo qualche Einel con uno stativo fisso, quindi senza ruote, e vedevo che comunque quelli che erano i quattro piedi erano qualcosa di molto molto instabile, molto fine, molto poco consistente. E ora, trattandosi chiaramente di un banco sega con una lama che tutto vuole, incluso il tuo sangue, ho detto, beh, forse sarebbe bene avere una base più stabile possibile e da lì andare a costruire quello che è il mio desiderio di taglio di sopra. Anche perché, voi capirete, un banco sega, a parte quello che è la stabilità propria del banco, deve comunque rendere la sicurezza nel momento in cui ci andiamo a appoggiare delle tavole di grandi dimensioni, magari anche quanto grandi quanto una porta o più. Ma comunque, atteniamoci a quelli che possono essere i lavori di un utente medio che fa un poco di bricolage, un hobbista, ecco come si suol dire. Quindi, una tavola 2 metri per 1, come gestirla? Beh, devo dire che quelle che erano le seghe circolari, i banchi seghe circolari entry level, hanno forse qualche difficoltà a gestire tale misure. Per cui, tra lo spendere 150 euro e continuare a essere fortemente limitati o spendere di più e togliersi il pensiero una volta per tutti, per tutte e andare avanti poi con la ricerca di ulteriori utensili per migliorare la mia situazione lavorativa o hobbistica, ho pensato che fosse il caso di spendere realmente qualcosina in più proprio in questo utensile. Magari si può risparmiare su un trapano, però laddove ci sono lame rotanti, in primis bisogna assolutamente considerare il discorso sicurezza. Ragion per cui il mio panorama di scelta si è rivolto più a macchine tipo Bosch, Makita, DeWalt, e nel mezzo c'era questa Evolution. Evolution, una casa con la quale già avevo avuto a che fare, perché circa 3 anni prima di questo acquisto avevo acquistato della stessa serie una troncatrice. Ora non so dirvi la dimensione del disco, ma era la troncatrice multimateriali più grande, e pure per questa sono rimasto estremamente contento perché mi consentiva di tagliare qualsiasi cosa. Ragione per cui, conscio e consapevole della presenza di un disco multimateriale anche su questa sega da banco, ho voluto attendere l'uscita di un prezzo vantaggioso, perché come sapete molte volte si trovano delle offerte da un momento all'altro, anche abbattimenti di prezzo notevole,
Io sott'occhio avevo la Bosch, ora non ricordo esattamente la sigla, sia la sedia verde che quella blu che costa attorno agli 800-900 euro, e notavo che sono delle diminuzioni di prezzo a volte di 100-150 euro, super offertone. Solo che la super offertona chiaramente deve essere anche tangibile con mano, perché magari è la super offertona perché si tratta di un prodotto caduto dal camion, diciamolo così, e quindi può avere qualche difetto, può essere stata oggetto di reso da qualche cliente che ha trovato qualche problemino. Tu vai per prendere un'offertona e nella immensa inesperienza te la tieni e poi scopri in seguito dove sta la pecca. Comunque sia, volevo un oggetto buono, budget attorno ai 500 euro, marche di tutto rispetto sotto analisi, sorvegliando, vigilando periodicamente tutte quelle che erano le uscite, le offerte, eccetera. E poi c'era questa Evolution, no? Evolution che in realtà rispetto a queste marche che vi ho già citato, a livello di fascia qualitativa, viene identificata come una fascia più bassa. E ciò nonostante, ripeto, l'esperienza di questa marca cioè, me era piaciuta. Quindi che è successo? Leroy Merlin, ma poi insomma ho visto che l'offerta si è ripetuta anche su Amazon e su altri siti, ho trovato questa qua. Mi sono fatto correndo 200 km all'andata e 200 km al ritorno per andare a prenderla. Praticamente mi sono speso 50 euro di solo gasolio. E l'ho comprata, me la sono portata a casa nel suo scatolone, perfetta, immacolata, l'ho spacchettata in mezz'ora, 40 minuti, già era tutta quanta montata e pronta per l'uso. La cosa che mi è piaciuta più di tutto quando l'ho montata, è stata proprio la base, perché seppur essendo una base con ruote, poi vi faccio vedere come si chiude, come si apre. È estremamente stabile. Una volta che la si monta, si piazza ferma, immobile, e anche se ci andate a mettere un carico qua sopra sul piano di lavoro, non ci sono oscillazioni o movimenti strani che vi potrebbero anche spaventare nel momento in cui accendete, mettete in movimento il disco. Ragion per cui, stabilito fondamentalmente quello che mi interessava in principio, cioè una buona base solida e sicura. Sono andato a provare quello che era chiaramente la sega in sé, quindi conscio di utilizzare un disco multimateriali, così come per la troncatrice, ho fatto un paio di prove, più che altro per quanto riguardava la precisione, la stabilità del tutto, e mi sono reso conto che tanto il carterino che copre il disco a me non occorre. Molte volte mi trovo a fare dei tagli talmente bassi che il carterino mi obbligherebbe comunque a tirar fuori la lama di 3-4 centimetri, cosa che trovo sconveniente e pericolosa per quello che è la mia praticità. Ragion per cui il carterino non lo uso. Con questo perdo anche ovviamente l'opportunità di attaccare l'aspiratore a questo carterino di protezione, ma tutto sommato sempre. Per la quantità di tagli che faccio tutti quanti in una volta, produco non troppo truciolo, quindi alla fine una passata di compressore sul piano di lavoro e una ramazzata per terra, quello che è il truciolo, io lo elimino senza problemi. Chiaramente la cosa sarebbe diversa se la destinassi a un lavoro di produzione, un lavoro commerciale dove si fanno tanti tagli al giorno e mi ritroverei alla fine della giornata chili di trucioli, che siano essi di polvere, di legno o di metallo. Ora veniamo al discorso metallo. Il disco che equipaggia questa sega, questo banco sega, viene dichiarato come multimateriale. Qui ho un disco di ricambio della serie verde che viene dichiarato per alluminio, plastica, legno e anche steel, quindi acciaio.
Io con la tronchiatrice vi devo dire che ci ho tagliato realmente di tutto. Dopo diversi anni ho riscontrato che tagliando allegramente quelle che sono barre e tubi di ferro, quando mi trovo a dover tagliare del legno, tendenzialmente me lo brucia. Questo perché? Perché nonostante il motore di queste macchine sia calibrato per tagli universali, evidentemente le lame di taglio del disco che ho sulla troncatrice si sono comunque rovinate. E ragion per cui quando vado a tagliare del legno, che è un materiale che tranquillamente un disco dovrebbe poter affettare, c'è più un discorso di abrasione che di taglio. Ragion per cui mi si brucia. Consapevole, forte di questa esperienza, ho deciso che su questo bancosega non avrei effettuato dei tagli di metalli, proprio per avere una maggior durabilità del disco e soprattutto chiaramente anche una miglior qualità, visto che la destino prevalentemente a tagli di legno. Il 95% dei tagli che faccio, forse anche più, è di pannellature di legno, proprio perché è lì che maggiormente ho bisogno di sfruttare una lunghezza di taglio. Per quanto riguarda invece la troncatrice, sono attorno ai 35-40 cm di lunghezza di taglio massima, diciamo che su ferro mi va benissimo. Là poi dove dovessi tagliare un pannello di ferro, che so, 1 metro per 2, ad esempio, ci vado con una smerigliatrice, mi faccio un segno con un pennarello e con una regola, con una guida, vado a tagliare con un disco da smerigliatrice di quelli sacrificabili e alla fine il taglio mi esce comunque perfetto. Mantenendomi da un lato l'opportunità di tagli liberi manuali, dall'altro comunque garantendomi la bontà e la lunga vita di questo tipo di macchine. Ora, il piano d'appoggio è interamente in alluminio. Facile assolutamente il cambio del disco. L'ho provato a fare, ma alla fine, visto che il disco era nuovo, sono tornato a rimetterlo. Addirittura non ci vogliono nemmeno chissà che attrezzi per cambiarlo, perché vengono già tutti quanti inclusi, e per mollare la vitina di blocco del vano disco semplicemente occorre una moneta o una delle stesse chiavi che vengono date in dotazione, che vengono comunque fissate al bancosega. Per cui nel momento in cui dovessi andare a cambiare il disco non mi devo nemmeno andare a scervellare cercando le chiavi, e questa è cosa buona. Quelli che sono i miei tagli sono prevalentemente tagli dritti, quindi questo strumento, il goniometro, lo uso poco e niente, l'avrò usato forse 2 volte da che ho la sega. Solitamente questo tipo di tagli, vi dico, lo faccio sempre con la troncatrice che sta lì in continuazione a essere mosse e girate, mi viene comunque più pratico. Comunque, laddove le misure necessitassero l'utilizzo di questa sega, di questo bancosega con goniometro, comunque c'è. E quelle che sono le gradazioni, quindi l'angolo retto per quanto riguarda questa barra e i differenti gradi che posso impostare col goniometro, devo dire che trovo una corrispondenza reale. Buona anche è la presenza della scala millimetrata qui in basso, e soprattutto vorrei spendere 2 parole riguardo a questa barra che ha un doppio sistema di aggancio, ne ha uno qua sotto e uno dalla parte opposta. La Fury, che è la versione verde di questo bancosega, ci sono 2 versioni: arancione, che viene data come semiprofessionale, e la Fury, che è quella più hobbistica, che costa circa un 40% meno, se non sbaglio. La Furia ha soltanto un blocco di sotto, qua sopra non ce l'ha, e quindi diciamo che la barra di contrasto del pezzo che andiamo a far slittare per effettuare il taglio è più ballerina. Anche per questo ho voluto preferire questo tipo di sega e non la Furia.
Poi, ovviamente i pezzi si spingono con lo strumento adeguato, che può essere questo, ma anche un pezzo di legno di recupero. Il piano di appoggio è ampliabile, qui lo vedete ampliato di circa una ventina di centimetri, cosa che comunque è comodissima, e anche da quest'altra parte si può ampliare un pochino guadagnando spazio proprio per avere un appoggio più comodo per tavole e pannellature particolarmente grandi. I tagli li esegue tranquillamente in maniera pulita, non ci sono parti da sgrossare il più delle volte, a meno che chiaramente non si tratti di una lama particolarmente sfruttata e sfruttata soprattutto con metalli. Ma in questo caso, come vi dico, io ci ho fatto pochi tagli di metallo, e quello che mi interessa è avere una buona sega un buon banco sega per legno. Con tutto che la Evolution ha anche in catalogo parecchi dischi di ricambio per qualsiasi materiale, quindi quelli che sono materiali, ci sono dischi diamantati, dischi per solo legno, dischi per solo acciaio, multimateriali. Ci saranno almeno 7-8 dischi di tipologie diverse, chiaramente anche prezzi diversi, ma la cosa buona è che soprattutto qua ti danno una multimateriali, quindi per tagliare legno va benissimo, per tagliare piccoli o leggeri profili di metallo, che sia esso alluminio o ferro, si difende assolutamente senza problemi. E in prima battuta, per l'hobbista, questa secondo me rappresenta il banco sega più appetibile. Al contrario, Bosch, Makita, DeWalt e compagnia bella sono sì splendidi prodotti, assolutamente non mi permetto di inficiarne la bontà, però sono più indirizzate a un pubblico che fa di serie determinati lavori, cioè che lavora prevalentemente legno, prevalentemente metallo. Questa offre un ottimo compromesso, devo dire, già in prima battuta con la fornitura di questo disco per qualsiasi lavoro che un hobbista debba fare. Fermo restando che laddove bisogna fare dei tagli impegnativi di ferro, è comunque consigliabile andarci con una smerigliatrice angolare o da 230 mm, se è particolarmente impegnativo, con le piccoline da 115 o 125, così insomma, voglio dire, il disco si usa, si consuma e poi se ne mette un altro. Qua veramente è un peccato, perché un disco di questi non è carissimo, siamo nell'ordine di 30 euro, 30, 40 euro per i più costosi, i più evoluti, però voglio dire, sono soldini e l'hobbista alla fine ne fa un discorso più di praticità che di business, di commercio, e non va a caricare a nessuno un disco che va a rovinare per incompetenza. Quindi alla fine sempre dal suo portafoglio vanno a uscire i soldini. Altre caratteristiche di questo banco sega. Beh, l'inclinabilità della sega si gestisce da qua sotto. Qui sotto c'è questa ruota che ci consente di inclinare fino a 45 gradi, se non dico una boiata, quello che è la lama. Se occorrono chiaramente dei tagli più accentuati, è sufficiente girare il pezzo e si guadagna angolo acuto, angolo ottuso, eccetera. Questo qua sotto si trova l'interruttore di avvio e di spegnimento d'emergenza, semplicemente si dà un cazzotto qua sotto e la sega si spegne. Il motore dovrebbe essere, se non dico una castroneria, un 1800 watt, che è praticamente buono per tagliare di tutto, o perlomeno anche alti spessori di legno li taglia, e li taglia, devo dire, bene. Poi, per quanto invece riguarda il soft start, qui non è presente. La cosa personalmente a me dà un pochino di fastidio, però devo dire che il soft start normalmente in questo tipo di banchi Sega non si trova proprio. E mi stavo già mettendo in testa di adattarne uno e avere questo avvio più dolce,
ma questo è un discorso puramente personale, magari gli esperti del settore ora staranno rizzando i capelli, chi ce li ha, e stanno dicendo questo, sta dicendo soltanto boiate, ognuno il suo, voglio dire, io ho i capelli e non sono esperto del settore, quindi voi siete esperti del settore, possibilmente siete senza capelli. Ecco, vi dicevo, le altre, le Makita, le Bosch, eccetera, vanno utilizzate prevalentemente, anzi unicamente per il taglio di un materiale e normalmente si parla sempre di legno. Qui, potendo riunire direttamente dal momento dell'acquisto vari materiali senza fare adattamenti con acquisti di dischi, eccetera, si ha in un unico bancosega la possibilità di tagliare di tutto senza dover andare a comprare due banchisega distinti, perché poi chiaramente il professionista si va a destinare un bancosega per i tagli di legno e un altro bancosega possibilmente per i tagli di alluminio. Pensiamo a uno che fa serramenti. Quello che il ferro normalmente sempre tutti quanti usano una smerigliatrice, le danno un colpo e buonanotte, oppure comunque seghe di altre caratteristiche, troncatrici prevalentemente. In questo io mi ritrovo un utensile che è unico, che è facilmente gestibile, spostabile proprio perché possiede le ruote e alla fine quelli che sono gli ingombri all'interno di un garage ringraziano tantissimo. Andarla a chiudere è estremamente semplice, qua c'è un pedalino, io la inclino e l'ho chiusa. Quando sta così la Evolution Range 5S, io me la vado passeggiando come se fosse un cagnolino e non fa pipì, quindi alla fine non fa cacca e pipì. Alla fine non mi devo nemmeno inclinare per andare a raccogliere le sue schifezzuole. Come vedete, rimontarla è un attimo, un'altra volta si rigira ed è già pronta per l'uso. Il cavo di alimentazione sta dietro, è circa di 1,5 m, se non erro, forse 2 m. E per il resto io ne sono assolutamente soddisfatto e contento. Volendo, cosa che non farò mai, ve lo dico, si potrebbe anche smontare e utilizzare su un altro piano, su un'altra base d'appoggio come postazione fissa. Avendola così, chiaramente me la posso gestire, me la posso girare in ogni situazione in base a quello che è la dimensione del pezzo da tagliare, quindi anche da questo punto di vista, per me è la macchina ideale per dei lavori non fatti in serie e ogni volta sempre diversi in base a quelle che sono le esigenze di un hobbista. In realtà io non so che tipo di lavoro farò domani, che tipo di taglio mi occorrerà, dritto, curvo, obliquo, particolarmente sporco. Quindi, volendo questa macchina nel periodo invernale, quando fuori piove, me la uso dentro il garage. Quando devo fare dei tagli particolarmente numerosi che produrranno una quantità di truciolo esagerato, mi faccio il taglio fuori. Ecco, quindi anche questo è gestibile con una macchina di questo tipo. In definitiva, lo consiglio? Evidentemente sì. Consiglio l'acquisto di banchi Sega, Bosch, Makita, DeWalt e compagnia bella, anche. Chiaramente ognuno ha delle esigenze personali che sono diverse, però in funzione di questo, se ci si ritrova la possibilità di spendere la metà, perché qua andiamo a spendere la metà e avere un ottimo compromesso tra le possibilità di taglio e quello che poi comanda il mondo, insomma, quello che ci resta nel portafogli, io vado felice con questo tipo di macchina e me la tengo stretta, veramente. Al momento, ancora dopo un anno e mezzo di utilizzo, non sono stato realmente capace di trovarle dei difetti. Ecco, l'unico, lo voglio dire, ci avevo fatto pure un video, l'unico è che sul banco qui c'era la scritta Evolution, che era una scritta incassata, un basso rilievo. L'ho riempito con della colla a caldo, mi è venuta una schifezza il lavoro
E questo basso rilievo faceva sì che quando andavo a far slittare sul piano d'appoggio di pezzi particolarmente piccoli, scusate, a volte mi inciampavano nella scritta. L'ho voluto risolvere in fretta e furia senza stare a perderci troppo tempo. Magari con una resina bicomponente mi sarebbe venuto anche un lavoro 1.000 volte più pulito, però sapete. Alla fine, anche se faccio dei lavori prettamente da hobbista, quello che mi interessa è risolvere il mio problema momentaneo e non stare lì in maniera troppo leziosa a pensare di risolvere un problema estetico. La funzionalità c'è tutta. A parte quest'unica sciocchezza, realmente, quando la uso è disponibile, quando non la uso la chiudo in un attimo e la vado a riporre nell'angolino più remoto del mio garage, senza avere il fastidio di un catapalco così grande. Voglio dire, alla fine il suo ingombro, guardate che ce l'ha, perché così saremmo nell'ordine tranquillamente del 1,20 m, 1,5 m. Ora non ho qua qualcosa per misurarlo, ma in un altro video pure vi ho dato le misure, quindi vedete voi. Ok? Bene, amici. Con questo è tutto, io qualora vi interessasse vi lascio pure il link in descrizione perché ho visto che su Amazon Italia è uscita un'interessante offerta, questa qua l'avevo vista quando la volevo comprare all'epoca anche su eBay, solo che poi su eBay la paghi con PayPal come vuoi eccetera, ti arriva sbattuta e sono cavoli perché poi tra i soldi del reso è un macello. Ho un reclamo che vuoi fare, sono cavoli acidi perché chiaramente il venditore ha interesse nel concludere la transazione rapidamente. Se hai problemi, problemi tuoi. Quello che è la garanzia, secondo me, è una pura fantasia illusoria. O qualcuno mi segnalava ultimamente che la voleva comprare dall'Amazon inglese, nel quale sì, ti fanno possibilmente un buon prezzo, però poi ora tra Brexit, tra invii, spedizione, eccetera. Realmente non sai come ti arriva. Poi un domani dovessi avere problemi, te lo devi vedere con l'Amazon inglese, in inglese e in base sempre a quello che decidono loro. Cioè non sono tutte rose e fiori. Invece con l'Amazon Italia, se uno si trova in Italia e vuol comprare il prodotto direttamente da cos'è, Piacenza, se non mi sbaglio, gli arriva da Amazon, direttamente dai magazzini Amazon. Nel caso in cui non vi piace il pacco perché è un poco sbattuto, eccetera, glielo rimandate indietro e comunque avete sempre 30 giorni per poter giudicare la bontà del prodotto. Detto questo, io penso che più o meno ci siamo. Se avete domande, dubbi, incertezze, scrivete, commentate allegramente, sarò lieto e felice di rispondervi. Magari se la volete vedere con un'altra angolazione, ve la rigiro, ve la faccio, eccetera, o se avete qualche interesse specifico riguardo a questa macchina, problemi non ce n'è, e poi ci becchiamo, ok? Quindi cortesemente lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!